Ciao a tutte e a tutti! Allora, sono tornata. Questo video non sarà un video in particolare, volevo solamente parlare un po', quindi eccomi! La prima cosa che vi voglio dire è che ho tagliato i capelli. Si vede, sì, arrivavano qui. Li ho tagliati perché erano troppo rovinati. Sinceramente non mi aspettavo che corti sarebbero stati più belli, infatti non mi piacciono particolarmente. Sicuramente avrete notato che non ho messo il grandangolo, è perché siccome devo partire ho impacchettato tutte le cose della macchina fotografica già nella borsa e quindi non avevo voglia di togliere tutte le cose e rimontare il grandangolo, quindi lo sto facendo così con la macchina fotografica velocemente e quindi non ho il grandangolo. E anche la postazione mi sono messa qui perché la mia stanza di là è un casino, c'è tutto per terra, tutto in aria perché sto facendo la valigia, quindi mi sono messa qui. Allora, volevo fare una mini haul perché sono stata, siccome oggi non sono andata a scuola perché sciopero dei mezzi, devo partire presto, quindi non sono andata. E quindi sono andata a fare un po' di shopping, ho comprato delle cose che mi servivano e quindi ora ve le faccio vedere. Il primo posto dove sono stata è OVS. Da OVS sono andata perché hanno lo stand di Essence, che è la mia marca di trucco preferita in assoluto. E ho preso tre cose, in realtà sono andata per ricomprare la I Love Stage, ma l'avevano finito, quindi ho preso delle altre cose. Allora, la prima cosa che ho preso è questo mascara, Get Big Lashes Triple 3 Black Mascara, che è un mascara della Essence, e i mascara della Essence sono i miei preferiti. E poi veramente costa pochissimo, non mi ricordo quanto le ho pagate queste cose, ma le avrò pagato tipo 2 euro, quindi. Poi ho preso una BB cream, All-in-One BB cream beauty balm 02 natural, perché il mio colore di Essence è lo 02. Sinceramente devo dire che questa non l'ho mai provata, ma vi farò assolutamente sapere come mi trovo. E niente, l'ho provata sulla mano e sembrava carina, quindi mi serviva. In sostituzione alla Love Stage, anche se niente lo può sostituire, ho preso questo Anti Spot Cover Stick. Praticamente è della linea della Essence, hanno fatto gli stick come questi, fondotinta e le ciprie, così sono antibatterici per chi ha la pelle sensibile. Comunque se lo metti tutti i giorni è meglio mettere questi. Dopodiché sono stata da H&M e ho preso 4 cose. Ho preso questa palette che si chiama Nudes Eyeshadow. Perché? Perché io amo i colori nude sugli occhi e non avevo una palette di colori nude, e questa mi piaceva e costava poco e quindi l'ho presa. E poi ho preso questo pennello che in realtà si chiama Smoky Eye Brush, quindi è per fare gli smoky, ma mi piaceva perché ha il pennello da sfumatura da una parte e quello sottile dall'altra, e quindi mi serviva un pennello del genere, per cui io l'ho preso. Sì, no. I motivi per cui ho preso le cose sicuramente non vi interessano, ma... Dopodiché ho preso 2 cose di cui avevo assolutamente bisogno, ovvero questa felpa che vista così sembra orribile ed è dello stesso colore del mio maglione. Io sono una persona molto grigia, no, non è vero, è solamente che mi serviva una felpa neutra da mettere con tutto perché non ho una felpa e quindi mi serviva anche per andare a sciare, quindi l'ho presa, e l'ho presa di taglia L perché mi piacciono le felpe grandi. E poi sempre dello stesso originalissimo colore, sempre da H&M, questa tuta molto semplice grigia che in fondo è un po' più stretta. Sì, bene, detto questo, vi volevo dire che io vado 4 giorni in montagna, come vi ho già accennato all'inizio del video. Vado con la mia famiglia e la famiglia di Giovanni, che per chi non lo sapesse è il mio ragazzo, e andiamo insieme perché i nostri genitori sono molto amici. E andiamo in Val d'Aosta e sicuramente mi porterò la macchina fotografica lì, solamente che non sono sicura che riuscirò a fare dei vlog, soprattutto perché comunque andare a sciare con la macchina fotografica è una cosa un po' complicata, quindi vedremo se riuscirò a fare dei vlog. Mi farebbe molto piacere, ma non ve lo assicuro. Finalmente oggi è una bella giornata, sono davvero felice di questa cosa. Spero che questo video non vi abbia troppo annoiato, ma davvero avevo bisogno di fare un video, però non avevo idee e neanche tempo perché devo finire di fare la valigia, poi devo partire. Quindi vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.